Roma, indetta dall'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente, la mostra dove Einaudi e Donna Ida vengono accolti dal professor Tucci e dal vicepresidente Giuganino. Andreotti e De Pirro, il conte Sforza, dimostrano l'interesse di queste pitture cinesi. Vediamo anche Spataro e il dottor Carbone. Queste opere appartengono ai periodi Ming e Qing, provengono dalle maggiori collezioni europee e americane. Questo paesaggio di Wang Hui, fine del secolo XVII, sembra riassumere la tematica più conosciuta dell'arte orientale. Di 100 anni precedente, il paesaggio di Tung Chi Chang. Il ventaglio è del seicentista Qin Lung. Le poche sculture che intercalano la mostra. I due bodhisattva che vedete possono aiutarci a capire psicologicamente quest'arte. La riassume bene il rotolo che Tucci sta mostrando ad Einaudi. Si tratta di un elogio delle gioie della vita solitaria. L'analogia dei motivi che potrebbero venire in mente anche a un artista dei nostri paesi non deve ingannarci. Siamo in un'estetica diversa da quella di Occidente. Qui la pittura fa parte di quel continuo sforzo spirituale per immedesimarsi con l'essenza delle cose, che è la parola profonda dell'Oriente. Il movimento vitale dello spirito nel ritmo delle cose, dice il canone fondamentale di quest'arte, come lo esprime un trattatista del 400. Astucci e Cofanetti sembrano suggellare questo mondo così suggestivo per la nostra psiche e coscienza.